la conferenza stampa è stata convocata per parlare di una serie di argomenti che riguardano sia le tematiche nazionali che naturalmente locali, quindi dal punto di vista sia politico che amministrativo. E prima di passare un po' a quella che è la questione amministrativa che vede coinvolti qui naturalmente i capogruppi di capogruppo di comune e provincia di Fratelli d'Italia e il neoassessore tra Essini e Camilli che sta arrivando, appunto per tracciare un po' quella che è la linea e il percorso svolto da Fratelli d'Italia in questo mese di luglio, che ha visto un giro molto importante, proficuo nelle nostre cittadine della provincia. Sono stati toccati vari comuni, partendo da Civita Castellana, poi sono passati a Tuscania, per poi arrivare a Sutri, fare un passaggio a Ronciglione, poi l'inaugurazione della sede di Civitella d'Agliano e quella di Nepi, per concludere il 2 agosto a Oriolo Romano con un altro appuntamento. Come capite è un tour che noi abbiamo voluto fare per arrivare a toccare nuove realtà che si sono avvicinate a Fratelli d'Italia e aperture di sezioni, di circoli. Questo lo vogliamo rimarcare perché comunque in un momento come questo, dove la politica naturalmente è sempre sotto accusa e vista lontana dai cittadini, la volontà da parte dei cittadini di incontrare comunque un partito nuovo, giovane, che comunque ha come leader Giorgia Meloni, che naturalmente oltre ad essere naturalmente giovane e donna è anche comunque ben riconoscibile e ben diciamo, apprezzata naturalmente dagli italiani. Lo vogliamo appunto sottolineare perché in un momento come questo fare questo giro è stato importante, e soprattutto è stato importante vedere il livello di partecipazione che c'è stato a queste manifestazioni. Non nascondiamo che comunque siamo molto soddisfatti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo delle persone che abbiamo trovato in questi appuntamenti, che naturalmente sono serviti sì per tracciare quello che sono le linee nazionali di Fratelli d'Italia, ma anche per fare un bilancio per esempio di quelli che saranno i comuni che andranno a rinnovo nella prossima primavera. 27 comuni saranno quelli interessati dalla nuova tornata amministrativa collegata alle elezioni europee, e quindi capite che sarà un test molto importante per Fratelli d'Italia a livello provinciale per capire se l'affermazione che abbiamo avuto alle scorse politiche regionali, maggiormente alle comunali, verrà di nuovo confermata, e quindi di conseguenza se il trend positivo che naturalmente anche a livello nazionale i sondaggi ci danno, perché comunque vediamo che ogni volta che Sky fa un sondaggio Fratelli d'Italia guadagna lo 0,2, lo 0,3 in percentuale, quindi la nostra volontà appunto è quella di programmare tutta una serie di attività che ci portino ad avere un'organizzazione importante, strutturata e permeata in tutto il territorio di Fratelli d'Italia. Naturale che passa questo anche attraverso il tesseramento che si è praticamente aperto di Fratelli d'Italia, un tesseramento che scadrà alla fine di novembre. Ecco, presidente Camilli, un assessore. E quindi di conseguenza, dicevo, tesseramento, buongiorno all'assessore Staccini che da oggi comunque il giorno Fratelli d'Italia lo comunico. Ci aderisci ufficialmente a Fratelli d'Italia, avevamo detto alla stampa, ma non c'è nessuno, sono tutte le testate di vento. Potrebbe essere una battuta, invece è solo un invito. Sono sicuro di essere tra amici. Su questo non c'è dubbio, sono tra amici. A parte le battute, buon lavoro, ciao. E dicevo appunto della fase del tesseramento che si chiuderà alla fine di novembre, e quindi quello sarà un ulteriore passaggio per far sì che appunto la strutturazione del partito avvenga in maniera pesante, in maniera come vi dicevo permeata su tutto il territorio. Naturalmente anche quello sarà un momento per testare la presenza nostra nei 60 comuni della provincia. Quindi 27 comuni che vanno a rinnovo, elezioni europee che naturalmente hanno un significato importante per noi che da sempre facciamo politica al fianco di Marco Scurria, che è il nostro caro amico e che ha fatto il parlamentare europeo con un'attenzione particolare per quello che riguarda la nostra provincia, e quindi avremo sicuramente un percorso da continuare con lui. Però comunque vedremo anche se vicino a lui ci sarà qualcuno magari del territorio
che lo vorrà affiancare con nessuna velleità naturalmente di essere eletto al Parlamento europeo, però comunque con la volontà di avere di testare il grado di consenso di Fratelli d'Italia anche per le europee attraverso appunto il candidato locale. Io finisco qui per poi dopo chiudere, intanto sono arrivati anche, è arrivato anche Piero Camilli e quindi la squadra dei nuovi assessori della provincia di Terzo è composta. Io lascerei la parola ai due capogruppo, comune e provincia, poi dopo passiamo agli assessori. Vuoi iniziare Luigi Buzzi? Dunque, buongiorno a tutti. Inizio così col fare un po' una panoramica di quella che è stata la nostra attività in l'attività di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Penso che da subito, insomma, pur dando la disponibilità ad una, possiamo dire, insomma, ad una opposizione comunque costruttiva, laddove quindi ci sarebbe stata una possibilità di votare a favore delle iniziative prese dall'amministrazione, non ci saremmo tirati indietro. Abbiamo visto che invece Fratelli d'Italia doveva distinguersi da subito. Ci sono state una serie di iniziative portate avanti dall'amministrazione che non ci hanno visto assolutamente concordi. Pensiamo a quello che può essere, per esempio, il nuovo parzello della TARES, dove già, per esempio, per quanto riguarda la rateizzazione che è stata approvata dall'amministrazione, non ci ha visto assolutamente d'accordo, considerando per esempio alcuni aspetti come quello del mese di novembre, dove secondo noi ci sono già una serie di scadenze che vanno a, come dire, che sono già a carico quindi di ogni cittadino e che vanno a gravare insomma il bilancio magari familiare. Questo, come del resto, anche la percentuale per esempio del racconto della stessa TARES, che noi abbiamo chiesto di scendere da 90% all'80%, ma che invece purtroppo non è stato accolto, considerando addirittura che magari questa percentuale era fin troppo bassa. Noi abbiamo invece da subito detto che anche 10, 20, 30 euro non avevano un certo colore politico, ma invece potevano significare una certa differenza per una famiglia che oggigiorno spesso magari non ce l'ha nel portafoglio quotidianamente 10, 20, 30 euro. Da qui poi ci sono state una serie di iniziative che abbiamo portato come ordine del giorno, che si discuteranno presto, come il piano regolatore sociale e l'altro invece sulla sicurezza cittadina, quindi il progetto Mille Occhi. Sono due ordini del giorno che discuteremo con il dipendersi insomma dei lavori, uno che riguarda appunto la sicurezza della città, mettendo a sistema tutte quelle che sono quelle forze che in qualche modo vanno a collaborare, vanno proprio a tutelare diciamo così, la sicurezza nella città, mettendole quindi al sistema e a rete, e l'altro invece che riguarda proprio i servizi sociali, una nuova visione di piano regolatore per i servizi sociali. Questo mi sembra un po' una prima attività che ci ha distrutto, penso che ovviamente sono disponibili a ulteriori notizie in base alle vostre domande, passo la parola direttamente al gruppo della. Grazie Luigi. Sente, sì. Sapete tutti insomma com'è andata la questione della provincia. Fortunatamente si è chiusa in maniera eccellente per tutta l'amministrazione, la squadra di governo sicuramente con l'ingresso di un nuovo assessore per Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia sicuramente avremo modo di operare in maniera più incisiva essendo più persone in giunta. Vorremmo solamente per quanto riguarda la provincia sfatare un mito in maniera non mite. Si legge sempre più spesso, e l'abbiamo ribadito più volte, però lo vogliamo rimarcare, che praticamente le province vengono considerate enti inutili. Questa è tipo un capro espiatorio per dare in pasto ormai a tutti la chiusura di qualcosa. Adesso la gente chiede la chiusura di qualcosa che sia un ente politico. Voi pensate che questo ente, la giunta, i consiglieri, tutti i consigli, costano in un anno esattamente come due consiglieri regionali in un anno. Giunta, consiglio e tutta diciamo, l'organizzazione che serve per far camminare la parte politica. Oltretutto ci dimentichiamo sempre, anzi altri si dimenticano sempre, che non è che chiudendo le province il personale non avrebbe più un'incidenza nei costi degli enti statali, perché verrebbe trasferito ad altro ente addirittura a secondo dei contratti con un maggiore
compenso mensile. Quindi chi si riempie sempre la bocca di queste chiusure delle province, o vede in questa chiusura delle province la panacea e diciamo la soluzione finale per i costi della politica, probabilmente perde di vista l'obiettivo, che è quello di amministrare e bene, se possibile, un territorio, perché è questo che poi ci chiedono le persone di fare. Noi vogliamo continuare a farlo, l'abbiamo fatto sempre, anche nei momenti più diciamo difficili all'interno dell'amministrazione, lo stiamo facendo senza fondi, soprattutto in provincia, proprio perché ormai vista come capo espiatorio, quindi come ente da tagliare, e i fondi sono sempre di meno. Sicuramente con l'esperienza dei due nuovi assessori i fondi in qualche maniera li reperiremo, sicuramente saranno da pungolo, poi se vogliono dire qualcosa, saranno da pungolo per le amministrazioni superiori, che molto spesso ci, nell'esempio quello che abbiamo evidenziato con l'arsenico, che da una parte la Regione Lazio fa chiudere gli acquedotti, manda multe, e dall'altra parte non eroga fondi per finire quelli che sono le lavorazioni relative ai arsenificatori. L'abbiamo evidenziato come Fratelli d'Italia con un articolo con le foto, se andate a ricercare l'articolo, rivedere le cose, i arsenificatori vi dico sono fermi, non perché non ci sia la volontà di farli, ma perché non arrivano i pagamenti degli acconti. Tutto qua.